Una buona notizia. La bambina di 2 anni e mezzo aggredita nelle scorse ore da un pitbull a Sesto San Giovanni è fuori pericolo. Certo le ferite sono gravi e profonde, soprattutto quelle al volto e alla gamba, ma la piccola sottoposta a un delicato intervento è riuscita a superare i momenti più critici. La bimba era stata aggredita dal pitbull di famiglia mentre giocava con sua sorella gemella, rimasta illesa nel loro appartamento. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto che con l'elisoccorso è stato necessario portarla a Liguarda. È stato il coraggio della zia, che stava facendo da babysitter alle due nipotini, a evitare il peggio. Torna così attuale il dibattito sulla pericolosità di alcune razze di cani e sulle aggressioni nei confronti di bambini. Questi cani che aggrediscono sono cani che non hanno alcuna regola, non hanno avuto alcuna educazione, sono cani di grossa mole che decidono da soli quello che è bene e quello che è male, ma non va bene perché sono cani che devono essere educati. Neanche un mese fa, sempre un bimbo di 15 mesi a Ebole è stato azzannato e ucciso da 2 pitbull mentre si trovava in braccio allo zio e in compagnia della madre, mentre a gennaio scorso a Ortona, sempre un bambino di 4 anni era stato azzannato al volto da un pitbull. Quando ci mettiamo un tipo di cane del genere, quindi di grossa mole, senza demonizzare la razza, non è la razza pitbull, non è la razza Rottweiler, non è la razza Doberman, non è la razza pastore tedesco che sono aggressivi, sono cani. Tutti possono essere aggressivi se non hanno alcuna regola né misura. Il Codacons denuncia addirittura 70.000 casi di aggressione ogni anno da parte dei cani e chiede misure concrete per arginare il fenomeno, tra cui quello di fornire un patentino per chi ha cani di grossa stazza o ritenuti addirittura pericolosi.